in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un po' di acquisti che ho fatto da Primark e da Tiger. Sono stata l'altro giorno al centro commerciale e mi sono innamorata sia della nuova collezione di Tiger dedicata agli unicorni, che ha un sacco di nuove cose che sono arrivate da Primark. Quindi direi di partire subito. Come sempre qua sulle mie gambe, in questi ultimi video, c'è sempre qualcuno di speciale. Gioia, che sta facendo le nanne, dorme sempre. Ogni volta che devo fare un video dorme sempre, volevo farmela vedere perché è cresciuta, adesso ha 2 mesi, ma che sonno che c'è, lui sempre sonno quando facciamo i video, ha 2 mesi e mezzo in realtà. L'altro giorno gli abbiamo fatto fare il vaccino, ha messo il microchip, quindi adesso è tutto a posto, è cresciuta parecchio, infatti adesso pesa 1,3 kg, si è diventata una grande donna, dai torna a dormire. E infatti da Tiger ho preso anche 2 cosine per lei, sempre ispirate alla nuova collezione Unicorn, che è veramente fantastica, fateci un salto perché wow davvero. Quindi direi proprio di partire da Tiger e vi faccio vedere proprio le cosine che ho preso per Gioia. Ho preso questo, in realtà questo l'ho preso mia mamma, questo unicorno tutto rosa, e in realtà la parte sotto potrebbe anche essere una copertina, tiene un sacco di caldo, è super morbida, con le ali bianche, con i glitter. Questa sinceramente non so quanto sia costata perché appunto l'ha presa mia mamma, però è veramente bellissima. Poi un altro unicorno per Gioia, ho preso questo peluche tutto bianco con il corno rosa, la criniera tutta color arcobaleno, le ali con i glitter rosa. C'era anche un pochettino più grande, però visto che già è più grande di lei questo, quindi ho preso la misura più piccola. Se non sbaglio questo costava sui 5 euro, 5-8 euro, non ricordo, e lo adora tantissimo. Adesso è stanco quindi non ci gioca, però in realtà ci gioca tantissimo, ha già tirato un po' la criniera, un po' di peli qua e là, l'ha già un po' morsicato e è innamorata di questo unicorno bellissimo. Poi un'altra cosa che ho preso sempre della collezione unicorno è stata questa cuffia per da utilizzare sotto la doccia per non bagnarsi i capelli, e c'è proprio il corno giallo, le orecchiette, gli occhietti, è fatta davvero benissimo. Ancora non l'ho utilizzata sotto la doccia, però mi sa che funziona alla grande perché la qualità è veramente molto buona. Questa costava 5 euro. E l'ultima cosa che ho preso della collezione unicorno sono stati i tovagliolini di carta. Quando vado da Tiger e c'è una fantasia che mi piace, li acquisto perché va bene, innanzitutto costano poco, costano 1 euro, e poi le fantasie sono davvero carinissime, sono perfetti sia da utilizzare per fare qualche cena, mi capita di utilizzare loro al posto dei classici tovaglioli di stoffa, oppure li utilizzo anche per fare qualche bella foto su Instagram, e questi sono veramente secondo me fatti benissimo, li adoro. C'erano tantissime altre cose dedicate appunto alla collezione unicorno, come anche i pirottini per i cupcake, però vabbè, quelli nel momento non mi servivano, quindi mi sono leggermente limitata. E poi l'ultima cosa che ho preso sono state queste lucine. Adesso che arriva il periodo natalizio, nei negozi si trovano un sacco di lucine, cose dedicate al Natale. In realtà le lucine io le adoro tutto l'anno, però effettivamente nei negozi le trovate con molto più frequenza in questo periodo dell'anno. Ho preso queste, se non sbaglio le ho pagate 8 euro, e sono appunto delle lucine che funzionano con le classiche pile, quindi le posso un po' spostare dove preferisco nella stanza. Le ho prese perché penso di utilizzarle come sfondo dei miei video. Ma la cosa che mi piace tantissimo di queste lucine, che sono diverse dal solito, perché sono delle vere e proprie lampadine trasparenti con la base nera, e essendo appunto funzionano a pila e non tramite corrente, insomma le posso un po' spostare dove voglio e utilizzare magari anche per fare qualche scatto su Instagram. Veramente bellissime, mi sono innamorata appena le ho viste, infatti le ho prese al volo. Passiamo adesso a Primark, che il sacchetto è gigante, straborda di roba, però in realtà sono più cose ingombranti che poi non tantissime cose. Partiamo subito anche da Primark, c'erano un sacco di cose già a tema natalizio, quindi se avete Primark vicino a voi vi consiglio di andare a farci un salto perché ci sono un sacco di cose veramente wow. Direi di partire dalle cose natalizie. Da Primark ci sono già un sacco di cose dedicate al Natale, e infatti ho resistito tantissimo a prendere le cose perché mi piaceva tutto, veramente tutto. Comunque partiamo proprio da questa renna tutta argento con il pelo intorno al collo. Questa
il cartellino, sì, l'ho pagata 12 euro e l'ho presa perché voglio utilizzarla come sfondo dei miei video nel periodo natalizio. C'erano altre tantissime cose dedicate appunto al Natale, da utilizzare come decorazioni per la casa, come ad esempio mi piaceva tantissimo anche l'omino pan di zenzero, però era più un peluche, quindi ho preferito questa arena che trovo un pochettino più elegante. E poi ho preso questi calzettoni, questi calzini super natalizi, a righe, bianche e grigi, sono super caldi, tengono un sacco veramente di caldo, sono super morbidi, hanno questo risvolto bianco e arrivano sopra la caviglia, sono antiscivolo e gli antiscivolo sono con i glitter, cioè fantastici. E poi la cosa che mi ha colpito, che mi è piaciuta tantissimo di queste calzine, sono proprio le renne, queste applicazioni, queste renne applicate sopra, che sono secondo me fatte davvero benissimo. Queste, se non ricordo male, le ho pagate 4, 5, 6 euro, un prezzo del genere. Ora di preciso non ricordo perché ho già tolto il cartellino e l'ho già utilizzato, cioè non potevo resistere. C'erano anche altri modelli, ma questo è stato sicuramente il mio preferito. Poi, sempre restando in tema calze e papucce, ho preso queste, sono delle pantofoline che sono molto leggere indossate, non sono delle vere e proprie pantofole perché sono più leggere, però tengono più caldo rispetto a una classica calza. Sono con questo animaletto, che è un animaletto che va molto famoso in Giappone, ora io non conosco il nome, comunque sono tutte grigie, anche queste morbide, con appunto disegnato l'animaletto e il corno. Queste le ho pagate, mi sembra che queste sui 6-7 euro. E poi vi faccio vedere altre papucce, abbastanza sobrie devo dire, molto sobrie. Queste qui sono grandissime, giganti, ma appena le ho viste ho detto no, va bene, devo provare, le voglio prendere. Sono appunto giganti, ma tengono un sacco di caldo, c'erano soltanto così bianche, con il faccino, il musino di questa gattina, che se non sbaglio è la gattina del cartone Gli Aristogatti. Sono veramente morbidissime, tengono un sacco di caldo e wow, cioè veramente sono giganti, ma sono troppo belle. E c'erano anche, oltre a queste, quelle con la tazzina del caffè del cartone La Bella e la Bestia, se non sbaglio. Però ho preferito queste, le trovo più dolci, con gli occhietti, le orecchiette rosa, il fiocchetto rosa, c'è anche il codino tutto morbidoso. Sono veramente bellissime, queste le ho pagate 10 euro. Che non è pochissimo sinceramente, però secondo me sono fatte veramente troppo bene, quindi non potevo lasciarle lì. Poi, restando in tema cose morbide, cose coccolose, ho preso per gioia questa copertina, è abbastanza grande, questa l'ho presa nel reparto articoli per bambini, infatti in realtà questa copertina nasce proprio per i neonati, però l'ho trovata veramente dolcissima, super morbida, e visto che Gioia adora stare al caldo e andare sotto le coperte, ho preso una copertina bella grande per lei, ho scelto questa tutta bianca con alcune stelline, non neanche delle stelline, sì, delle stelline grigie, e poi c'è questo topolino grigio veramente dolcissimo. Questa l'ho pagata 5 euro e Gioia se n'è già innamorata perché vi assicuro che è super super morbida. Poi passo ad alcune cose che ho preso nel reparto cartoleria. Ho preso questo quaderno, sono stata affascinata da questo quadernetto, da questo libricino, con la copertina tutta pelucciosa, morbidosa, sempre con lo stesso animaletto. Questa piccola agenda, se non ricordo male, l'ho pagata sui 4 euro. Poi, sempre della stessa collezione, ho preso anche questo astuccio, questo kit con all'interno un righello, una matita, una penna, la gomma e addirittura il temperino. Questo li ho pagati 2,50 euro. Questo è il righello. Poi c'è la matita che è veramente bellissima con la gommina rosa. C'è appunto una penna, ecco qui. E poi il temperino bellissimo azzurro con gli animaletti. E poi la gomma fatta a forma di stellina. E un'altra cosa che ho preso sempre dedicata alla cartoleria è stata questa penna gigante, multicolor, si può impostare il colore che preferite, e sopra la penna c'è applicato proprio l'animaletto gigante, e anche questa l'ho pagata 2,50 euro. Poi ho preso questa scritta Love, tutta in oro con i glitter, bellissima, questa l'ho presa perché voglio utilizzarla come decorazione natalizia, proprio perché ha tutti i glitter. Questa l'ho pagata 4 euro e veramente fatta benissimo, dietro ovviamente non hai glitter, però cioè, secondo me nella mia stanza con questi colori sta molto bene, poi è super natalizia proprio per questi sbrilluccichi, per queste glitter. Sempre restando a tema natalizio, ho preso anche questo cerchietto con le orecchie della renna, questo l'ho pagato 3 euro, c'erano anche altri come ad esempio il cerchietto con il pacco regalo,
Poi è il classico cappello, insomma, cappellino di Babbo Natale, però io ho preferito questo e ho deciso di prenderlo perché voglio utilizzarlo per fare qualche video simpatico e carino, insomma, dedicato al Natale. Poi un'altra cosa che ho preso, dedicata però alla casa, insomma, che ho trovato nel reparto home, è questa borraccia termica fatta benissimo. Questa l'ho pagata 6 euro. Mi piace molto l'abbinamento di fantasie, il tappo color Tiffany abbinato alla trama marmo, effetto marmo, cioè l'ho adorata appena l'ho vista. C'era sia così, anche leggermente più piccola, però un pochettino più grande. Devo ancora provarla effettivamente a vedere se funziona, se tiene bene al caldo le bevande, però penso proprio di sì, perché è fatta davvero benissimo e la adoro. E basta, vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho preso da Primark e da Tiger l'altro giorno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi amate un po' queste cosine simpatiche e se impazzite quando arriva questo periodo e comprerete tutto quello che c'è nei negozi dedicato al Natale. Fatemi sapere se non sono l'unica. E niente, vi saluto, però volevo farvi vedere anche Gioia, volevo salutarvi insieme a lei. Salute le ragazze! Niente, vi ringrazio per aver visto il video, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale, diglielo anche tu, iscrivetevi al canale, sì, così continuate a vedermi, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video, noi vi mandiamo un grandissimo bacione, vero? Noi vi mandiamo un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo in un nuovo video, ciao!